forma della squadra nerazzurra. Arriva il fischio, comincia la partita, primo pallone gestito dall'Inter, l'arbitro spazio per andare al tiro, non lo trova, si appoggia a Stankovic, va lui al tiro, viene murato con deviazione, parte largo e ha un po' di spazio per andare, Montevago si muove, Paoletti va dall'altra parte da Leonardi, in area di rigore lascia sfilare Di Mario, calcio in diagonale, chiede una deviazione che non c'è, prima conclusione verso lo spazio, Di Mario un'altra chance prima di Owusu, Miliardi si accentra, Miliardi va al cross con il destro, diventa quasi un a 5 adesso, parte Ilev con il destro, la palla non si abbassa abbastanza però, non inquadra lo specchio, 2013 dove ha lanciato tanti talenti, uno su tutto Mauro Icardi, okay. Leonardi va a puntare Stante, vediamo se si accentra, cerca di andare sul destro, calcio in porta con Caligaris che blocca, a cercare proprio il bulgaro, sfida Savio, tocco sulla corsa di Iliev che entra in area, Iliev sterzata, Iliev va con l'esterno in mezzo e la palla finisce dentro dopo il tocco di Curatolo che sblocca la partita 1-0 Inter. Secondo gol consecutivo per Dennis Curatolo che sale a 4 in stagione. Grande giocata di Iliev che entra in area di rigore, salta Savio, va al cross con l'esterno, bravo Curatolo ad anticipare, assistere subito Curatolo, tocca lì per Owusu, Iliev punta l'area di rigore, Iliev sfrutta il movimento di Akin Salmiro, Iliev va a Rosa qui che salta più in alto di Montevago, Paoletti rischia di farsela rubare da Martini, senza fallo gliela porta via, allora è un 4 contro 2, Martini largo da Owusu, pallaccia, prova a chiudere l'1-2 dentro per Martini, Martini in mezzo, viene murato il suo tentativo, non una gran palla di ritorno quella di Martini ma rimane viva l'azione dell'Inter, Iliev prova il cross, respinto ancora fuori, arriva al volo Zanotti, ci mette il piede Curatolo che non inquadra lo specchio, ha provato una girata non facilissima Segovia, si gira, cerca spazio per andare al destro, tocca al limite per il tentativo da lontano di Uberti che ha provato il gol dell'ex ma non ha colpito bene, questo è il tocco al limite per Uberti, ancora la porta Iliev, si butta dentro Owusu, Iliev sfrutta il movimento, Iliev in buca per Curatolo, in area Curatolo, bravo Scardigno, Owusu a dare una mano, si accentra Di Mario, prova anche il destro, completamente fuori misura il tentativo col piede debole, viene puntualmente servito, Curatolo in mezzo, Zanotti va a puntare Uberti sul fondo, Zanotti il cross in mezzo, Curatolo in qualche modo, poi col tacco la mette sull'esterno della rete, ma era tutto fermo per un controllo di mano di Dennis Curatolo. Questo cross molto forte di Zanotti. Qua un po' braccio, un po' vita e anche inserire più elementi offensivi. Uberti va con il destro in mezzo, una bella palla che viene prolungata in... che qui scambia con Akin Salmiro. Si accentra Stankovic, non trova modo di andare al tiro. Owusu controlla, calcio in porta e non va lontano dallo specchio, sembrava aver colpito male, invece Leonardi batte velocemente con l'esterno per Di Mario, cross di prima deviato, Caligaris prima di Montevago, Owusu a Akin Salmiro dentro, Curatolo torna subito fuori da Owusu, bella palla in profondità per Zanotti che prova ad andare sul fondo, Zanotti in area, Zanotti prova a fare tutto da solo, Zanotti con l'esterno, palla per Pelamatti che viene anticipato sulla riga, arriva al volo Stankovic, ma che gol ha fatto Alexander Stankovic, raddoppia l'Inter col suo capitano, gol stupendo di Alexander Stankovic, 2-0 ad opera del numero 4 Alexander Stankovic, 2-0 Inter, che coordinazione, quarto gol in stagione, il secondo in Coppa Italia dopo quello al Verona, sinistro al volo splendido, prova a ripulire il venezuelano, Peretti lancio lungo, la chiama Caligaris e la fa sua, ed era l'ultima azione del primo tempo che finisce 2-0 per l'Inter con le reti di Curatolo e il capolavoro di Stankovic praticamente all'ultimo minuto del primo tempo.
Ricomincia intanto la partita col primo pallone del secondo tempo gestito dalla Samp. È entrato Miettinen con la maglia numero 16. Grazie allo spic. Tocco dentro per Paoletti. Larghi da Savio, c'è spazio per andare. Chiama palla Chilafi, pallone in mezzo. Il destro al volo di Montevago, che va fuori di pochissimo. Che giocata di Montevago. Splendida conclusione del centravanti della Samp. Si è coordinato benissimo qui. Caligaris non poteva assolutamente nulla. Una sorta quasi di 4-2-3-1 ora. Batte Stankovic, profondo sul secondo palo. Questa volta non colpisce. Calcio d'angolo, Miliardi dalla bandierina. Sinistro, molto lungo sul secondo palo. Ripropone in mezzo Leonardi. Non c'era modo di giocare bene questo pallone. Cosa che invece fa Stankovic con una grandissima apertura verso Iliev. Uno contro uno su Savio. Si accentra Iliev. Iliev calcia in porta. Trovando i guantoni di Scardigno. Che apertura però di Stankovic, praticamente a memoria, direttamente sul piede di Iliev, che poi a Segovia. Imboccata per Montevago, di testa appoggia per Leonardi, pallone complicato che tiene in campo il 30 del Doria. Sfida Zanotti, Leonardi al limite, Segovia, vediamo se cerca il destro per andare al tiro. Sì, non arriva dalle parti di Caligaris perché Stante si tuffa e chiude in corner. Ha cercato il tiro il venezuelano, su vicino lui c'è Zanotti, lascia sfilare Zanotti, curato l'anzi Di Maggio, sbaglia completamente la scelta. Montevago protegge, spalle alla porta, appoggia per Segovia, era una buona chance questa, ma il pallone termina alto. Bravo Montevago a proteggere e appoggiare, non si è coordinato bene però qui il venezuelano. Miliev, accompagno Vusu. 3 contro 2, arrivano 4 a Fontanarosa e Di Maggio, il tocco dentro per Ovusu in area. Ovusu murato da Scardigno. Ha un passo dal 3-0 l'Inter con un contropiede gestito benissimo, è mancata solo la finalizzazione e adesso siamo già dall'altra parte. Paoletti per Ntanda che si accentra. Ntanda, Caligaris a dire di no. Doppia occasione nel giro di pochi secondi, una da una parte, una dall'altra. Insiste la Samp, Chilafi. Punta dentro per Malagrida. Montevago controlla, calcio in porta Montevago. Cross dalla tre quarti a cercare Chilafi che va al volo in mezzo con una grande palla. La Samp torna in partita con il gol di Montevago. Di mezzo allo svantaggio la squadra di Tufano. Grande gol, il sesto stagionale per Daniele Montevago, ma grande anche la palla di Chilafi. Gol con Ovusu quando ce n'era la possibilità, ma siamo già dall'altra parte. Sar! Che girate, che parata di Scardigno. All'improvviso, Magda Sar. Kamate, rimane al limite Iliev. Kamate va sul fondo. Kamate, calcia Kamate, trova la deviazione. Il cross dalla tre quarti di Chilafi, cercato come sempre Montevago che va in cielo. Caligari, Iliev si accentra, Iliev fa partire il destro, finisce molto leggera la transizione dell'Inter, si butta dentro Kamate, Di Maggio, eccolo il pallone per Kamate, grande azione, Kamate la mette dentro ma era tutto fermo per fuorigioco, fallo importante. Zanotti è pronto a battere e va a cercare proprio Esposito che lascia sfilare, alle sue spalle arriva Sar. Sfidato Segovia, va via Zanotti in area, Zanotti tocco dentro, Di Maggio, Scardigno, poi ancora Di Maggio e ancora Scardigno. Incredibile doppia occasione per Di Maggio, la seconda se l'è divorata.